Di servizi, debiti e parco macchine obsoleto sono alcune delle criticità riscontrate dai 14 comuni siciliani in cui il trasporto pubblico locale è gestito dall'AST. Sul futuro del servizio hanno discusso a Ragusa gli enti locali che vogliono segnare un cambio di rotta. Tra questi il comune di Gela, presente con il sindaco Domenico Messinese e l'assessore Eugenio Catania, è concorde sulla richiesta di incontrare ufficialmente l'assessore regionale per cogliere le intenzioni del governo e programmare un servizio più efficiente. In questi comuni ci siamo preoccupati qual è il futuro del trasporto pubblico nelle nostre città. E quindi stiamo facendo rete in modo tale di avere delle risposte chiare da parte della Regione sui trasferimenti verso questo importante servizio che è il trasporto pubblico locale. Trasferimenti che negli anni sono stati sempre più ridotti, riducendo di fatto il servizio, portandolo ad un livello che in pratica risulta insufficiente e poco pratico. Quindi abbiamo fatto una valutazione, abbiamo deciso di metterci insieme, andare alla regione in modo tale da avere dei finanziamenti certi per dei tempi sufficientemente lunghi, in modo tale da poter sviluppare dei contratti per gestire questo servizio anche con altre società, in modo tale da tutelare i cittadini che sono i primi fruitori di questo servizio. Il primo cittadino ha sottolineato come Gela abbia in via di definizione il piano urbano della mobilità sostenibile che, integrato ad una nuova visione del trasporto pubblico locale con servizi correlati, sarebbe in grado di avviare un nuovo modo di vivere la città grazie ad un trasporto pubblico efficiente ed economicamente sostenibile. L'assessore Catania guarda inoltre ad una proficua correlazione con quanto contenuto nei piani d'azione per l'energia sostenibile. Accanto all'investimento sul trasporto pubblico, perché finanziare il trasporto pubblico locale significa migliorare la vita dei cittadini riducendo inquinamento, rumore, tempi di percorrenza all'interno della città, quindi rendere la città più vivibile, poterla affiancare alla gestione dei parcheggi come anche l'affitto di biciclette, il car sharing, o andando oltre utilizzare dei sistemi innovativi come i totem informativi che oltre a dare informazioni reali sul trasporto in città possono dare informazioni pubblicitarie che possono dare un'altra fonte di guadagno per poter migliorare il servizio e non avere perdite nella gestione.